Buongiorno, anche io ringrazio molto gli organizzatori e le organizzatrici di questo incontro, sono sempre felice di venire al Comitato Beni Comuni di Portici e tutte le associazioni che hanno contribuito, e poi vedere una sala così piena fa sempre bene, è una cosa che rincuora e dà fiducia. Sono molto onorato di stare a questo tavolo con dei compagni di riflessione così autorevoli, e quindi condivido pienamente l'impalcatura sull'analisi fatta finora, non aggiungerei molto su questo, e quindi proverei a condivido sia l'approccio sui beni comuni, quello sulla decrescita e sulle possibili linee per uscirne. Mi metterei un attimo a ragionare con voi su questa crisi di crescita che è stato un po' il comune denominatore tra gli interventi. Mi sono andato a cercare un po' il significato di questa parola, di crisi. L'abbiamo trovata più di crescita sui giornali di questi ultimi giorni, no? C'è ancora molta crescita, anzi comunque si parla di crescita nei giornali, però si parla di crisi. Crisi, la prima volta che l'ho trovata, potrei sbagliare, magari si trova ancora prima, è una parola greca, la usava Ippocrate, no? Il medico. E pare che la usasse per le malattie, quando la malattia, entrando in crisi, si trovava di fronte a un bivio: o andava in cancrena e moriva, quindi la crisi portava alla fine del paziente, oppure la crisi si evolveva e portava a una soluzione del bivio positivo di guarigione. Questa parola ci riporta abbastanza alla nostra situazione, senza catastrofismi naturalmente, perché tra l'altro io mi sento ottimista con l'ottimismo della ragione, perché probabilmente queste molteplici crisi, Paolo le ha elencate bene, sono tante, no? Non c'è solo la crisi economico-finanziaria, c'è il sovrasistema in crisi, il sistema ecologico che ci mantiene tutti, no? Del resto anche economia è una parola greca, viene da oikos nomos, sono le norme della casa, le regole della casa, sono impazziti, queste regole ed è impazzita la casa ovviamente. E allora perché ci siamo ridotti così? Certamente uno dei concetti che ci hanno venduto a buon mercato, oltre alle merci, ci hanno venduto questo concetto che chi più ha più è. Lo semplifico e banalizzo un po', però è solo per spiegare che ci riempiono di merci senza farci capire la differenza tra beni e merci, perché non tutti i beni sono merci e non tutte le merci servono davvero come beni, no? E quindi ci confondono le idee, ci confondono le acque completamente, annebbiandoci qualsiasi prospettiva di convivenza pacifica, serena ed equilibrata. Allora ragioniamo su che cosa ci può far uscire da questa situazione, da questa crisi, chiamiamola così, da queste crisi. Certamente ragionare su come utilizziamo il tempo, no? Si parla spessissimo della differenza tra tempo libero e tempo liberato. Liberiamo tempo per le cose veramente importanti, liberiamo tempo per le cose che ci servono davvero. Utilizziamo i beni che davvero servono allo sviluppo delle persone, e non seguiamo ovviamente questa carota della crescita. La crescita è un po' come la carota messa davanti al muso, sventolata davanti al muso del somaro. Suo somaro viene picchiato violentemente dal carrettiere, non ce la fa più suo somaro andare avanti, la carota non la raggiungerà mai, e adesso non ce la fa più, sta stressato il pianeta, siamo stressati noi che lo abitiamo. E abbiamo capito che forse dobbiamo ragionare su altri paradigmi. È stato detto molto meglio di come lo direi io stamattina dai tre relatori che mi hanno preceduto. Certamente possiamo ragionare su uno dei beni, ce ne sono tanti. Sull'acqua abbiamo ottenuto una vittoria importante, anche Portici ha avuto un ruolo centrale in Campania, e ringrazio davvero il comitato che ha dato vita a iniziative importanti nella nostra regione. Sull'acqua abbiamo vinto un referendum senza partiti, senza soldi e senza mezzi di comunicazione, che rimarrà nella storia della nostra Repubblica, no? Grazie ovviamente agli autorevoli giuristi che hanno scritto i quesiti, ma a tutti quelli che hanno messo il loro piccolo contributo da cittadini attivi. Però oltre all'acqua c'è anche il cibo, che è un bene importante, no? E vorrei dedicare
questi pochi minuti a questo tema del cibo, non solo perché sono mangereccio e ci tengo a questo argomento, ma perché il 52% degli abitanti del pianeta fanno tutti lo stesso lavoro, fanno gli agricoltori, quindi c'entrano col cibo, no? C'entra parecchio, non solo perché poi tutti gli altri mangiano comunque, quindi coinvolge tutto il pianeta, ma perché è uno di quei settori che è andato in tilt completamente, altro che regole della casa. Qui è impazzito, non sto a dirvi gli indicatori dell'ultimo rapporto FAO che sono agghiaccianti, però mi limito a sottolineare che prima c'era un rapporto produttore-consumatore che era abbastanza elementare. Noi ereditiamo nei nostri manuali del diritto, ereditiamo ancora il rapporto tra produttore e consumatore con una grande attenzione al contraente debole, dicono i nostri manuali di diritto, no? Il contraente debole, il consumatore, per una simmetria informativa, ha meno informazioni del produttore, va tutelato, in alcuni casi bisogna dargli più informazioni perché il produttore ha più informazioni del consumatore. Oggi, siccome il mercato si è allargato, no, su scala globale, si è talmente allontanato il rapporto tra produttori e consumatori di cibo che i contraenti deboli sono due: i produttori, milioni di piccoli produttori, e i consumatori. E allora chi è il contraente forte? Questo nuovo soggetto vincente, che è l'intermediario. Vincente per modo di dire, vincente perché decide le regole, ha più informazioni, la simmetria informativa mo c'è verso di lui. Pure il produttore che lavora il chicco di caffè o la fava di cacao non sa assolutamente che cosa succede alla fine della filiera produttiva lunghissima, non sa in quale torrefazione arriverà quel chicco di caffè e non sa in quale tavoletta di cioccolata belga o svizzera arriverà quel burro di cacao, se ci arriva, vista la direttiva Nestlé sull'eliminazione del burro di cacao. Detto questo, la filiera produttiva si è allungata, ci vuole però un rapporto stretto tra produttori e consumatori, e per trovare una via d'uscita io concludo questi 15 minuti che mi sono stati attribuiti, li ringrazio, con qualche esempio sul cibo, sul lavoro che si può fare per riprenderci la terra, la pacciamama si diceva prima. Per riprenderci la terra intanto abbiamo delle buone pratiche, possiamo nella seconda parte affrontare meglio i gruppi di acquisto solidale, possiamo affrontare meglio l'agricoltura biologica, possiamo parlare dei DES, i distretti di economia solidale, possiamo parlare del chilometro zero, possiamo parlare di come si finanziano queste buone pratiche, la finanza etica. Adesso invece voglio parlare di come i consumatori, è solo una buona pratica, poi le altre se vogliamo le vediamo dopo, di come i consumatori possono incidere. Per esempio, da noi qual è il principale, abbiamo fatto questo ragionamento con l'associazione Magnitese sul riso in Asia o su altre materie prime importanti, però in Italia principalmente si consuma grano, non solo, ci sono tanti argomenti che potremmo affrontare, però questo ci premeva. Abbiamo studiato un po' il grano, da che parte veniva, anche noi in regione abbiamo un distretto produttivo che è Gragnano, qui vicino, che produce pasta da sempre, no? E abbiamo cominciato a studiare le filiere produttive e a cercare di capire come si può andare verso una decrescita, ma naturalmente le imprese quando sentono questa parola si spaventano, però gli abbiamo spiegato che andavamo verso un ragionamento comune sulla riduzione dell'impronta ecologica. L'impronta ecologica è quell'impatto che lasciamo in termini di materie prime consumate e di rifiuti lasciati a valle. E questo ragionamento hanno cominciato ad ascoltarlo diverse imprese. E vi racconto qui solo il caso di un pastificio, il pastificio Garofalo di Gragnano. Come gruppi di acquisto, tanti gas che frequento, insomma, poi se volete dopo parliamo anche di un condominio solidale nel quale vivo, che fa delle cose interessanti. Però come consumatori, come botteghe del commercio equo, non ci bastava più comprare i coloniali, e quindi cacao, caffè, zucchero nelle botteghe del commercio eco. Ragionavamo con i produttori a chilometro zero dove potevamo andare a prendere qui vicino il miele, perché lo facciamo eccellente invece di prendere quello che viene da lontano, e così via. E ovviamente siamo andati a studiare i pastifici gragnanesi che sono rimasti. Dico che sono rimasti perché anche qui il mercato pone un bivio e dice: o mi fai a standard Barilla Buitoni, mi fai un prodotto che ti subappalto e io marchio Barilla Buitoni, leader di mercato, oppure ti metti in una nicchia
e fai un prodotto artigianale completamente diverso, quindi non ti metti nella media del mercato, ma fai un prodotto di alta qualità, alto costo. Questo l'hanno fatto alcuni pastifici artigianali, anche ad Anche, con Gennaro siamo andati a vedere un pastificio artigianale molto avanzato, ma anche a Gragnano c'è un piccolo pastificio familiare, Faella, che fa ancora la pasta artigianale, insomma ci prova, integra la produzione artigiana a quella industriale. E però Garofalo si voleva mettere tra queste due opzioni, cioè voleva dire: io voglio anche andare nel supermercato, però voglio fare una pasta di un certo tipo. Ci ha aperto le porte della valutazione della filiera, non è una cosa comune, purtroppo ci chiudono sempre fuori, no? Non hanno capito questo discorso che ho provato a farvi del link tra produttori e consumatori. Dicono: vabbè, ma voi che volete? Voi andate nel supermercato, non spacciateci e avete lì le informazioni sul pacchetto quando ci va bene. Questi ci hanno fatto entrare, ci hanno fatto vedere la loro filiera produttiva, tutto a posto, i rapporti con i lavoratori più o meno, però l'impronta ecologica era abbastanza invasiva, no? E allora hanno cominciato a dire: ma come potremmo fare? Beh, nel 2009, proprio qui a Portici, avete ospitato la nostra facoltà di agraria della Federico II, hanno cominciato alcuni ricercatori a studiare come produrre dei grani che siano a lotta integrata, organici o addirittura da agricoltura biologica o biodinamica, qualcuno si è spinto molto avanti, e hanno provato a studiare il grano che possa andare in filiera industriale. Il grano di altissima qualità, di bassa impronta ecologica, a livello artigianale si è trovato, quindi lo fanno alcuni, questo pastificio di Anglia è un esempio, ma ce ne sono tanti altri. L'idea era: proviamo a migliorare l'impatto su un bene comune importante come la terra di un pastificio non grande, perché quelli grandi non ci ascoltano, ma medio, neanche troppo piccolo. Piccolo è bello, ma vediamo anche il medio se riesce a migliorare, perché io sono d'accordo nell'andare in direzione ostinata e contraria, no? come diceva Fabrizio De André, e qui andare controcorrente, diceva Paolo, ma cerchiamo anche di cambiare sta corrente, perché non è che andiamo controcorrente per masochismo, no? Ci andiamo perché la vogliamo cambiare. Allora prendiamo qualche interlocutore che ci ascolta e vediamo che si può fare. E questi di Garofalo più o meno hanno cominciato a investire in questa ricerca, hanno cominciato ad andare, la facoltà di Portici ha delle terre vicino Salerno, di proprietà della Federico II, l'azienda agricola Torre Lama si chiama, che ha prodotto nel 2009 seminato, nel 2010 raccolto, ha prodotto questo grano selezionando la qualità a basso impatto ambientale, quindi non hanno prodotto pesticidi, antipirtocomici, antiparassitari, hanno ridotto la loro impronta. Hanno da questo prodotto fatto una pasta nel 2010 che riesce ad avere gli standard che avevamo chiesto e che i ricercatori avevano individuato, e hanno cominciato a fare una ricerca di mercato sul packaging, e quindi sui contenitori di cartone che imballano la pasta. Hanno trovato la Sabox, una ditta campana che fa al 100% carta riciclata, che ha addirittura ha vinto il premio Valore Sociale 2009. Valore Sociale è uno dei marchi che certificano la filiera di Amnesty International, eccetera. E ha cominciato a dire: proviamo a lavorare anche non solo sul cartone che sta fuori e sul contenitore, vediamo se riusciamo a togliere la plastica. E hanno studiato questo PLA, che sarebbe un polilattide derivato dal mais. Hanno studiato questo prodotto e sono riusciti ad arrivare alla fine ad un prodotto che hanno presentato al Salone del Gusto con Slow Food, che ha condiviso questo percorso, e il 16, domenica scorsa, nella giornata mondiale della sovranità alimentare. Sovranità alimentare vuol dire che noi produttori e noi consumatori abbiamo diritto di decidere cosa produrre e cosa consumare, e noi lo dobbiamo far decidere agli intermediari. Okay. Siccome la giornata mondiale della sovranità alimentare è stata un'occasione storicamente negli anni passati, e anche domenica scorsa, per ragionare su questi temi, ve ne parlo, perché alla fine il pacchetto finale è uscito, è arrivato ai gruppi di acquisto, l'ho anche portato, lo trovate fuori, però è chiaro che è un esperimento, non è ancora possibile mettere questo pacchetto sulla filiera produttiva industriale di Garofalo. E ci stanno lavorando, stanno cercando di
coinvolgere più persone possibile e ragionare sulla qualità del cibo che noi mangiamo, visto che la principale spesa, anche in periodi di crisi economica, la principale spesa per andare al cibo non deve essere abbassata a ho pochi soldi, compro al discount, no? Ho pochi soldi ma voglio stare in salute, e quindi voglio stare in salute e devo decidere di consumare meno ma consumare meglio, no? Meno prodotti ma di migliore qualità. E allora questo ragionamento, e chiudo, questo ragionamento non lo stiamo facendo soltanto in Italia, naturalmente c'è in tutto il mondo ed è parallelo a tutte le rivolte che nel mondo si stanno vedendo, con delle differenze. La rivolta tunisina ha visto principalmente cercare i bisogni primari, no? Certo, era una rivolta per la libertà, ma era una rivolta anche per il pane. La rivolta di Londra di agosto, ve la ricordate, importante, non ce la dimentichiamo, nelle periferie di Londra, era una rivolta che ha lasciato illesi le panetterie e le librerie, ahimè, nessuna libreria di Londra è stata svaligiata, però hanno devastato tutti i negozi di abbigliamento con marchi, con il loro status symbol, come posso dire, con il chi più ha più è, dovete avere quel marchio fighetto, che tutti lo volevano avere, gli abbiamo detto che la carota stava là e abbiamo fatto andare tutti verso quella carota, nessuno se la può permettere sta carota, allora ce la prendiamo. Quindi non confondiamo le rivolte del nord e del sud del mondo, ma vediamole integrate. Le rivolte del nord del mondo, di Londra, ma possiamo parlare anche delle banlieue di Parigi di qualche anno fa, che tuttora se la passano male, sono comunque rivolte per questi status symbol. E noi lo vediamo anche nel rione sanità, dove Mani Tese ha la sede. Il ragazzo del nostro doposcuola, di Mani Tese, se riesce ad avere 20 euro, 30 euro in tasca, non li utilizza certo né lui né la sua mamma per la qualità, ma li utilizza per uno status symbol. È chiaro che questo è dovuto al discorso che si faceva in principio, cioè dobbiamo avere di più per essere meglio, non ragioniamo su quanto ci serve davvero e cerchiamo di ottenerlo. Quindi chiudo su questo concetto che Bifo Berardi ha ben sintetizzato, e cioè auguro che la nuova generazione sia fatta di asceti moderni, ma asceti che conoscano la ricchezza e la bellezza, la conoscano bene, e proprio per questo non la cerchino al mercato.